In Italia ci sono 11 milioni di ettari di boschi, una superficie quasi raddoppiata nell'ultimo secolo, che corrisponde a un terzo del territorio italiano. In Italia abbiamo tantissime foreste, molto diverse tra loro per composizione biologica, ma quasi tutte accomodate da uno stesso problema. Infatti, soltanto il 20% viene gestito attraverso un piano di gestione che ne determina gli obiettivi a medio e lungo termine. Mantenimento della biodiversità, conservazione degli ecosistemi, monitoraggio del dissesto idrogeologico, monitoraggio del rischio di incendi e anche produzione del legno. In linea con gli obiettivi della Strategia Forestale Nazionale, recentemente approvata, e la Strategia Europea Forestale 2030, è necessario incrementare la superficie pianificata a livello italiano ed europeo. Questo lo si fa se si hanno a disposizione dati accessibili che consentono di monitorare in continuo i sistemi forestali. Tuttavia, molto spesso i dati delle foreste italiane risultano non accessibili e frammentati, e questo non aiuta la pianificazione sia degli organi pubblici, sia dei privati, che delle imprese boschive, che dei liberi professionisti. A questo scopo in Toscana è nato il progetto BeForest, che mira a sviluppare un sistema di supporto alle decisioni che fornisca a proprietari pubblici, privati e imprese boschive l'accesso ai dati in modo tale da aumentare il valore economico dei loro boschi e quantificare i diversi servizi ecosistemici. Uno dei punti di forza di questo progetto è stato quello di mettere insieme i vari attori della filiera forestale, enti pubblici, imprese, università, aziende agricole e ditte boschive. Questo ha permesso di generare un sistema che sia utile alla pianificazione forestale di tutti quanti, sia a gestori pubblici che a gestori privati. Combinando i dati provenienti dalle più moderne tecnologie sviluppate nel campo della ricerca, che vanno dallo sviluppo di algoritmi in grado di quantificare i servizi ecosistemici attraverso immagini satellitari, da drone o da aereo, BeForest ha sviluppato un sistema di facile accesso attraverso diversi dispositivi, che vanno dallo smartphone al tablet a un semplice PC, che consentono a un libero cittadino, a chiunque sia interessato alla pianificazione forestale, l'accesso a determinate informazioni attraverso una semplice interfaccia web dove si disegna un poligono dell'area di nostro interesse che permette di generare dei report che sono accessibili a tutti e di facile comprensione. Per esempio, conoscere quali sono i vincoli su un territorio, se c'è un vincolo paesaggistico o un vincolo relativo a una zona SIC ZPS, ma anche quantificare alcuni dei servizi ecosistemici semplici come la produzione di legno attraverso la provvigione legnosa o la quantificazione di carbonio stoccato in quella foresta. Il sistema BeForest consentirà nell'area del Galstart dove è stato sviluppato di aumentare la superficie pianificata a livello forestale grazie ai dati contenuti in questa piattaforma. Questo sistema è molto semplice e può essere replicato a diverse scale, regionale, nazionale o anche internazionale, perché bisogna ricordarsi che non si può gestire ciò che non si conosce.